Entrare in specialità è impossibile. Alzi la mano chi non ha mai sentito dire o non ha mai pensato: io non entrerò mai in una scuola di specialità, solo un terzo di coloro che provano il concorso entrano, solo coloro che entrano poi possono scegliere e non è detto che coloro che scelgono poi si trovino bene nella scuola in cui sono entrati. Lo dico subito, è innegabile che per entrare in particolare in alcune scuole serva molto impegno e molta preparazione, ma entrare nella scuola di vostra scelta, nella sede che preferite, è assolutamente possibile. Potenzialmente tutti possono entrare nella scuola di specialità di loro scelta, o almeno tutti coloro che faranno una certa cosa che dirò dopo. È assolutamente normale e comprensibile che coloro che devono provare il concorso siano ansiosi, siano preoccupati per il loro futuro. Tranquilli, succede a tutti. Però con questo video spero di ridurre questo carico d'ansia e dimostrarvi che entrare in specialità è assolutamente possibile. Cominciamo! Il trucco per entrare in scuola di specialità è molto semplice. Studiare. La conditio sine qua non è prepararsi con impegno. C'è qualche dato che possa confermare questa affermazione, diciamo così, dal punto di vista scientifico? Assolutamente sì, ovvero coloro che hanno studiato in coppia. Come vi ho detto in un altro video, studiare da soli, in coppia o in gruppo, ovviamente dipende dalle vostre inclinazioni. Però coloro che hanno studiato in coppia ci offrono un ottimo spunto per questo, diciamo, studio osservazionale che ho condotto io. Ovvero, coloro che hanno studiato in coppia, e quando dico in coppia vuol dire che hanno passato le giornate insieme a prepararsi per il concorso di scuola specialità, poi al concorso hanno avuto un risultato pressoché sovrapponibile. Una differenza nell'ordine dei decimi. Questo l'ho osservato anche nell'anno in cui il concorso l'ho fatto io, in cui c'è stato molto tempo e quindi il fattore studio e il fattore tempo sono stati molto rilevanti. Queste coppie del mio studio osservazionale si sono proprio preparate insieme e quando dico insieme intendo proprio che alla mattina e al pomeriggio studiavano insieme, facevano le simulazioni contemporaneamente e hanno ultimato la preparazione insieme, cioè si trovavano dal giorno in cui hanno iniziato a studiare fino al giorno del concorso, hanno fatto tutto insieme, quindi senza la possibilità che uno facesse più o meno dell'altro. Vi parlo di un campione di 5 coppie che hanno preparato il concorso in 2 anni differenti, più di altre che conosco per sentito dire. Quindi difficilmente è un caso conseguire lo stesso punteggio. Un conto è essere distanziati di 5-10 punti, un altro è essere distanziati di 0,5 massimo un punto. Quindi al netto magari delle differenze personali dove uno prova a rispondere un po' di più, un po' di meno, una la lascia in bianco, uno risponde, studiare paga ed influenza grandemente l'esito. Ho pensato anche se studiano insieme magari vuol dire che partono dallo stesso livello perché hanno fatto entrambi lo stesso corso e quindi hanno ricevuto una preparazione simile. Ma allora perché magari il loro voto si discosta molto dai compagni di corso? In breve, la vostra preparazione iniziale è importante, ma quello che costruite da quando iniziate a studiare per il concorso fino al giorno del concorso stesso è ciò che cambia significativamente il risultato. È una modalità che premia lo studio, non l'abilità pratica o le capacità di altro tipo. Questo concorso è improntato sulla conoscenza teorica degli argomenti e quindi voi dovete agire di conseguenza. Questo però non vuol dire che chi non entra non si sia impegnato e non abbia studiato. Poi entrano in gioco tantissimi fattori, per esempio l'abilità da test taker, l'ansia, eccetera, cose di cui parlo in un altro video, che poi influenzano ovviamente grandemente il risultato. Sembra che entrare in alcune scuole sia più facile o più difficile rispetto ad altre. Perché facile o difficile, tra virgolette? Facile e difficile non sono due aggettivi applicabili a questo concorso. Vediamo perché. Entrare nella mia specialità è facile perché nessuno vuole farla. È vero che esistono scuole poco richieste, mi vengono in mente certe dell'area del servizio oppure certe scuole di chirurgia, ma
Tra queste ci sono sedi molto ambite perché offrono tante possibilità di ricerca, di lavoro, perché fanno fare tanto, perché si impara tanto. Quindi se uno ha l'obiettivo di entrare in quella sede di quella specialità, comunque si dovrà impegnare molto perché il punteggio minimo richiesto è molto alto. Quindi se uno vuole entrare in una certa scuola, in una certa sede, non si lasci fuorviare dalla vulgata del tanto quella specialità, entrare lì è molto facile perché non la vuole fare nessuno, perché potrebbe non essere il caso della sede di vostra scelta. Esempio pratico: voglio fare medicina termale. Quando ho provato io il concorso c'era un posto solo e ci sono voluti diversi scorrimenti prima che fosse assegnata. Io, che l'anno successivo ho visto questo, so che voglio fare medicina termale, arrivo al concorso, consegno il foglio in bianco perché dico tanto nessuno la vuole fare e quindi io la voglio fare, io entrerò lì, pur consegnando il foglio in bianco. Poi però se uno che fa un punto la sceglie anche se non è la sua prima scelta, è inutile recriminare e dire ma non è giusto che sia entrato lui perché io volevo entrare veramente mentre lui o lei è entrato come ripiego. Quindi non esiste la scuola di specialità con l'ingresso facile, esiste la scuola di specialità con il punteggio minimo per entrare minore, ma comunque è necessaria la motivazione e la voglia di studiare e di entrare lì. Entrare nella mia specialità è difficile perché la vogliono fare tutti. In questo caso il discorso è speculare al precedente. Alcune specialità partono con pochi posti, altre sono semplicemente molto richieste e richiedono un punteggio elevato per l'accesso. Nell'ordine, quelle che esauriscono i posti più velocemente sono cardiologia, dermatologia, pediatria, oculistica, neurologia, chirurgia plastica, gastroenterologia, endocrinologia, ginecologia. Questo vuol dire che è impossibile entrare in una di queste specialità? No. Innanzitutto non farti spaventare dal tuo conoscente che sai essere bravissimo, un ottimo studente che vuole entrare nella tua stessa scuola e nella tua stessa sede. Magari lo conosci perché siete in corso insieme, avete scritto la tesi con lo stesso professore. Magari vi mette ansia sapere che uno così bravo vuole fare la vostra stessa cosa nel posto in cui la volete fare voi. Ma vi assicuro è una goccia nel mare, perché poi vedrete che il giorno dell'esame cambia tutto. Oltretutto magari dopo il test lui o lei si scopre XXologo perché non si vuole spostare nella città vicina che voi invece avete indicato come sede e quindi il posto è vostro. Inoltre ricordati che il concorso è l'istantanea di un momento, quindi non è perché lui o lei ha preso dei voti più alti per i 6 anni di corso che anche quel giorno vi possa battere. Il concetto di concorso come istantanea di un momento ritorna anche in senso generale, quindi non ponete limiti alle vostre capacità, alle vostre possibilità il giorno del concorso. Conosco persone che si sono laureate con voti non eccelsi, ma sono poi riuscite ad entrare, studiando con impegno, in specialità molto ambite. Quindi lasciate il vostro curriculum da studente alle vostre spalle perché si sta parlando di qualcosa di nuovo. Cosa fa la differenza quindi? L'impegno e la determinazione nello studio. Aiuta anche sapere che ci sono sedi di specialità molto ambite che sono meno richieste. Quindi c'è comunque la possibilità di entrare nella specialità di scelta anche se si è fatto un punteggio non stellare. È utile secondo me anche chiedersi: io sono innamorato di una specialità o di una città? Considerando che ci sono possibilità di trasferimento, soprattutto se ci sono condizioni oggettive, secondo me riduce molto la pressione sapere che ci sono delle alternative e non si ha una sola chance. Ci sono casi di persone che dicono: ah, io per forza devo entrare all'università di Chieti Pescara, all'ospedale di X col professor Y a fare Z. In questo caso sì, questo video vi è poco utile. Il messaggio però per tutti gli altri che vogliono entrare in una scuola molto ambita è semplicemente che bisogna prepararsi al meglio. Se si sa che l'obiettivo è entrare in una specialità molto richiesta, questo deve essere solo un pungolo per impegnarsi al meglio, non una pastoia mentale. Io conosco molti specializzandi, molti dei quali sono entrati in scuole ambite. Se mi doveste chiedere: ma sono speciali? Vi direi che no, non lo sono in senso stretto, perché hanno fatto cose normali,
cioè hanno studiato e si sono impegnati. Non è che tutti avessero un curriculum eccezionale, molti partivano da 2-3 punti. Non erano affetti dalla sindrome di Savant, cioè non è che sapessero tutto lo scibile medico a macchinetta, ma con lo studio sono riusciti a colmare anche delle lacune della loro formazione. Si sono mantenuti calmi e focalizzati sul loro obiettivo e sull'esame e quindi poi sono entrati. Se sentite da vostri conoscenti che tutti vogliono fare la vostra specialità, non fatevi condizionare. Innanzitutto, il fatto che vi sembra che tutti vogliano fare la vostra specialità può essere condizionato dal fatto che voi frequentate persone che hanno i vostri stessi interessi, quindi magari anche i vostri stessi obiettivi. Perciò è normale che vi possano piacere cose simili. Secondariamente, se avete frequentato ad esempio in neonatologia, sapete che a volte comincia a piangere un bambino e poi a cascata cominciano a piangere anche tutti gli altri. È un ragionamento analogo alla specialità, succede così anche lì. Ci sono anni in cui qualcuno comincia a dire: ah, che bella radiologia, e poi tutti cominciano a dire: ah, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella. Però poi all'atto pratico, dopo il test, finiscono che la scelgono solo coloro che sono realmente interessati o magari quelli disposti a spostarsi. Quindi il leggere sui social che tanti sono interessati a X, vedere reparti con tante abilitati frequentanti, è qualcosa che non vi deve distrarre dal vostro obiettivo. Un discorso generico molto spannometrico, che a me non piace, che ha però un fondo oggettivo, è che le specialità più richieste siano quelle mediche, seguite poi da quelle chirurgiche ed in coda l'area dei servizi. Vedete però come generalizzazione sia in realtà molto grossolana. Basti pensare a quanto sia richiesta anestesia in alcune sedi. Oltretutto ci sono specialità molto aperte come medicina interna, medicina d'urgenza, chirurgia generale, che diventano molto richieste come seconda o terza scelta. Quindi torna un po' al discorso dello stare attento ai punteggi minimi piuttosto che al sentito dire o all'impressione di desiderabilità di una scuola. Usateli con giudizio. Cambiano di anno in anno, ma danno una buona indicazione sulla desiderabilità di una scuola. Ricordatevi che la storia non insegna niente, ma punisce ferocemente chi non impara la sua lezione. Perché è frequentissimo leggere sui social: ah, io è il secondo, terzo, quarto anno che provo il test, ah, io al terzo tentativo ho rinunciato, ah, io questo concorso non lo passo, ah, io non riesco, eccetera eccetera. E non leggete mai: io sono entrato al primo tentativo, io ce l'ho fatta. Un po' può essere per modestia, per non passare per il ganassa della situazione, che oggettivamente è sempre sgradevole. Un po' perché chi entra in specialità entra e poi non ne parla più. Chi invece o non entra o non entra nella propria scuola di prima scelta è comprensibilmente scoraggiato e magari anche un po' arrabbiato. Si sfoga sui social amplificando nella community l'effetto di difficoltà percepita. Considerate che è un po' come un piccolo paese. Considerate che ci sono tra i 16 e i 17 mila aspiranti specializzandi per all'incirca 7.000-8.000 posti. Adesso stanno aumentando un po' i posti in specialità. Tra gli aspiranti c'è una percentuale variabile, difficilmente stimabile ma non piccola, di circa il 10%, guardando l'età anagrafica, sia di già specializzati che provano il concorso che di specializzandi. La chiave, ricordatevi, è che è un concorso che premia lo studio. Il fatto di essere già specialisti o specializzandi in senso assoluto non dà grossissimi vantaggi. Perché? Innanzitutto perché le domande coprono un range molto ampio di argomenti. Lo specialista in pneumologia parte magari con più 5 punti, diciamo così, nelle domande di pneumo, ma sono magari anni che non legge nulla di reumatologia. Oltretutto lo specialista è anche vittima delle consuetudini, quindi potrebbe addirittura rispondere non come si aspetta il ministero. Quante volte ci capita di andare in crisi su una domanda perché quell'argomento lo conosciamo troppo a fondo e tutto ci sembra una trappola perché trasformiamo ogni ombra in un mostro? Ecco, pensate ad uno specialista. Inoltre non sembra, ma quando si finisce, quando ci si laurea, la mente comincia a cambiare. Cambia il modo di approcciare lo studio, cambia la
capacità di concentrazione. Discorso analogo, anche se un po' meno accentuato, vale anche per lo specializzando degli ultimi anni. A seconda della specialità di cui ha la borsa, è difficile che riesca a ritagliarsi tanto tempo per lo studio. Quindi essere già uno specializzando di anni avanti potrebbe non rivelarsi un vantaggio. È vero che ha vissuto nella pratica clinica, ma anche per lui la consuetudine rispetto all'evidence-based medicine ha il suo peso. Altro punto collegato è di non dare per scontato che tutti siano nella vostra situazione. Se qualcuno non è entrato l'anno prima, non per forza ha passato un anno a studiare tutto il giorno, tutti i giorni, e quindi non è che per forza abbia un anno di studio più di voi. Vale però anche il discorso contrario, ovvero chi si è appena laureato ed è fresco di studi ha ancora un approccio molto scolastico allo studio stesso, oltre che l'inevitabile tendenza tipica di chi deve solo studiare a perdersi e a procrastinare. Chi invece lavora e deve studiare è inevitabilmente più improntato all'efficienza e quindi a far rendere il tempo, e anche se ha meno tempo e ha meno mesi liberi riesce a recuperare con efficacia. Inoltre chi è specializzando ha il vantaggio che certe cose le ha vissute di recente, quindi tutto il rituale di preparazione il giorno del test, la parte burocratica eccetera eccetera, fa consumare meno energia. Essendo già nota, potrebbe quindi riuscire a concentrarsi meglio sulla parte centrale dello studio piuttosto che sul contorno. Inoltre, a mio avviso, chi studia e vuole cambiare specialità oppure vuole iniziare con una nuova specialità è molto 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 motivato e ha un po' gli occhi della tigre. Non fatevi venire i sensi di colpa se pensate che gli altri siano più qualificati di voi. Non pensate cioè, ah, quello è interno da 5 anni in ematologia e quindi ha più diritto di entrare di me in scuola di specialità perché io ho deciso che voglio intraprendere quel percorso solo l'altro giorno. A stabilire il merito è il concorso e nessun altro. Quindi, se voi studiate, ottenete un buon risultato al concorso e decidete di fare quella specialità, non importa. Vuol dire che avete dimostrato impegno e a maggior ragione metterete quell'impegno anche eventualmente nel mettervi a pari con coloro che era più anni che volevano fare una certa specialità. Addirittura magari voi avete una visione più olistica, più di insieme, perché avete altre esperienze. Preparerò poi un video con la mia opinione sul concetto di rubare una borsa. Può assolutamente essere una soluzione, ma attenzione a non vederlo come la panacea di tutti i mali o un piano B affrettato. È un percorso che va preparato con largo anticipo, perché ovviamente all'estero hanno tempistiche diverse rispetto all'Italia. Magari c'è anche bisogno di preparare documenti ad hoc, fare dei colloqui, eccetera. Quindi non è che uno può svegliarsi dopo aver fatto il concorso, magari non essere entrato e dire bene, allora io da settimana prossima voglio essere specializzando in Inghilterra perché ho il quarto anno di liceo, ho conseguito il first e guardo le serie TV senza sottotitoli. Per tanti stati infatti servono certificati linguistici, documenti tradotti, carte bollate, bisogna fare dei colloqui, eccetera eccetera. Quindi non può essere qualcosa di improvvisato all'ultimo minuto come piano B. La selezione poi in alcuni casi è fatta un anno prima, quindi magari puoi in 2-3 settimane ottenere dei colloqui e sapere di essere preso, ma potresti cominciare a un anno da quel momento. È facile infatti vedere la specialità all'estero come malati fanno fare questo, fanno questo, loro fanno di più quest'altro. Però il concetto è che non ti regala niente nessuno. È assolutamente un'ottima opzione alternativa, però richiede impegno e pianificazione. Un consiglio con cui mi sento di concludere questo video è preso da Epitteto e scriveva infatti: la realtà è divisa in cose che sono soggette al nostro potere e in cose che non sono soggette al nostro potere. Tu preoccupati solo delle cose che puoi controllare.